Solenne cerimonia di premiazione qui al Teatro dell'Aquila di Fermo in occasione della 52esima edizione della Pagella d'oro, insigniti 120 studenti del territorio fermano ma anche di altre tre province marchigiane e della provincia di Teramo. Un riconoscimento importante per gli studenti d'eccellenza che si rinnova ogni anno. 120 le pagelle d'oro, il 53% è rappresentato dalle ragazze, 62% nel 2013 e nel 2012. Alcune curiosità appunto. La famiglia Romanelli di Ponzano di Fermo festeggia la pagella d'oro per due anni di seguito, lo scorso anno Chiara e quest'anno Caterina. La famiglia Conti di Torre San Patrizio festeggia invece con particolare orgoglio la giornata del 21 novembre. La pagella d'oro istituita nel 1962 dalla Carifermo per festeggiare la giornata del risparmio quest'anno ha visto come ospite d'onore il direttore del Sole 24 ore Roberto Napoletano, direttore anche delle collegate agenzie di stampa Radio Corre dell'emittente Radio 24, oltre che direttore del gruppo editoriale 24 ore. La sua scommessa editoriale è valorizzare l'identità storica del quotidiano come strumento di servizio per offrire un orientamento autorevole a famiglie, imprese e professionisti sui fatti dell'economia, della finanza e delle norme. Conservare il valore della scuola italiana, perché questo dobbiamo averlo ben presente, che nonostante tutti i nostri difetti, la scuola italiana di base è una scuola che ha ancora dei professori molto preparati e quindi prepara bene le nostre generazioni, se no non potrebbe accadere che tanti dei nostri ragazzi si affermano nel mondo. Quello che però deve cambiare profondamente è il rapporto tra la scuola, il territorio e ciò che connota sul piano produttivo quel territorio. La vera sfida innovativa, la scuola del futuro italiana, è la scuola che eh, riesce a entrare dentro la grande e la piccola azienda italiana.